sono addormentato. Ma il lupo! Ma quella è Anita! 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 Ehi, stai bene? Come va? Che ci faccio qua in giardino? È una storia un po' lunga. Non ti ricordi niente? Di che cosa? Di quello che è successo ieri sera. No, che cosa è successo? Mi fanno un po' male le braccia e la schiena. Ma come? Non ti ricordi niente? Ero un lupo mannaro, volevi mangiarmi. Mangiarti? Non credo proprio. Non vorrei mai mangiarti. Beh, io caldo, torno dentro. Aspetta, ti devo spiegare che cosa è successo. Perché non mi credi? Che sonno, mi sembra di non aver dormito per tutta la notte. E infatti è così, non hai dormito tutta la notte. Ti sei trasformato in lupo, mi hai rincorso, volevi sbranarmi. E quindi direi che è per quello che sei un po' stanca. Ma che dici? Se mi fossi trasformato in lupo sarei ancora lupo, no? Fammi dormire un pochino. No, aspetta, è meglio se non ti addormenti. Casomai ti ritrasformi di nuovo in lupo. Non si sa mai, guarda. Che ne so, magari ti risvegli di nuovo lupo. Sono troppo stanca, lasciami in pace. Si sta addormentando, devo trovare un modo per tenerla sveglia. Svegliati! Lasciami! Tutte le volte che proverai ad addormentarti ti tirerò un pupazzo. Uffa, ho bisogno di dormire. Sveglia! Ehi, smettila! No, non la smetterò. Sveglia! Smettila! Che cosa stai facendo? Non lo so, sono stata io a ringhiare. L'avete visto anche voi, eh? Merlino, sei stato tu a ringhiare? No, non è stato Merlino. Merlino vuole mangiare tutti i pupazzi. Beh, senti, io sono troppo stanca, torno a dormire. Aspetta, ho una cosa per te. È una lettera da parte del lupo. Te lo ricordi il lupo? Dal lupo? Sì, mi ricordo di lui. Ecco, mi ha lasciato questa lettera per te. C'è un sigillo con un lupo. Vediamo cosa c'è scritto. È una lettera scritta a mano. C'è scritto: ciao Anita! Per fortuna la tua prima notte da completo lupo mannaro è andata bene. Non hai fatto nessuna vittima. Il capo è molto arrabbiato per questo. E anche perché vi ho aiutati. Ti contatterà molto presto. Fai tutto quello che ti dice, almeno fino a quando non avrai rotto la maledizione. Sii forte come un lupo. Firmato L. Che cosa dovremmo fare adesso? Chi è il capo di cui parla? Non lo so. Non te ne ha parlato? No, mi ha solo dato la lettera. Mi ha solo detto che quando ti ha morso stava solo eseguendo gli ordini del suo capo. Non ne ho idea di chi sia. Quindi lui in realtà non è cattivo. Non mi ha morso per trasformarmi in lupo mannaro. No, non credo. Forse come dice lui stava solo eseguendo gli ordini. Non lo so. Come ha fatto a chiudersi la porta? Sta arrivando qualcuno. Oh no. Chi è? Chi sei? Chi c'è, Merlino? Dimmi tu chi è? Meglio tenere la porta chiusa. Qualsiasi cosa sia, non voglio che entri qua. Una lettera. Un'altra lettera. Il sigillo è diverso. Come il sigillo è diverso? Che cos'è? È lo stesso. Un lupo. Un lupo. Non c'è andato. Ha solo lasciato questa lettera. La dovremmo aprire secondo voi? Lasciate un mi piace qua sotto se volete che apriamo e leggiamo questa lettera. Il simbolo è della faccia di un lupo.
E c'è anche una chiave qua. Spero che non sia una trappola. Ho un'idea. Facciamola annusare a Merlino e lui, con il suo intuito e fiuto, riuscirà a capire se è una trappola o se possiamo aprirla. Ottima idea. Merlino ci ha sempre aiutato in queste situazioni. Proviamo a chiederglielo. Ehi, Merlino! Guarda, dimmi se è pericolosa o se posso aprirla, ok? Senza mangiarla però, eh? Sembra di sì. Merlino, come sempre, sta provando a mangiare le cose. No, Merlino. Merlino sta provando ad aprirla. Quindi vuol dire che dobbiamo decisamente aprirla. Eh sì, okay. Merlino non si sbaglia mai. Grazie per il tuo aiuto, Merlino, grazie. Merlino sta ancora provando a mangiarla, ma io la apro adesso. No, Merlino, non si mangia. Ok, vediamo che cosa c'è dentro. Una lettera. Ciao Anita, spero tu ti sia divertita a scoprire la forza e i poteri... No, Merlino, non vuoi che la leggo? Merlino non vuole che legga la lettera. Perché? Che c'è, Merlino? Potrebbe farmi male? Sta cercando di fermarmi. Merlino, devo per forza leggerla. Potrebbe esserci qualche indizio qua. Non capisco cosa vuole dirmi, Merlino. Sì, leggila, dai. Vediamo che cosa dice. Ciao, Anita. Spero tu ti sia divertita a scoprire la forza e i poteri del lupo mannaro. Ma non pensare che sia finita qui. Infatti, ad ogni luna piena tornerai lupo mannaro. Cosa? Avevi ragione. Non è fantastico? Ha ha ha. Se vuoi rompere la maledizione, dovrai superare tutte le prove. Ah, e poi ovviamente ci sarà la prova finale. Ha ha ha. Ma ora è meglio che inizi il viaggio, perché il tempo sta passando e la prossima luna piena si avvicina. Segui la mappa e ricorda, se non verrai, lupo mannaro per sempre rimarrai. Firmato il re. Il re. Il re di cosa? Quale re? Ma c'è qualcosa qui. Sembra una mappa. Una mappa. Sembra la mappa del tesoro. Ma non penso che sia la mappa del tesoro. Ma lì diceva dovrei iniziare il viaggio. Ho capito. Dobbiamo metterci in viaggio. Dobbiamo fare queste varie tappe. Guarda, c'è un castello. Dei lupi. Questo non so cosa sia. Un portale? Che cos'è? E questa chiave invece a che cosa servirà? Meglio portarla con noi. Quante saranno le tappe? Soprattutto dove dobbiamo andare prima? Al castello forse? Penso che il primo percorso sia il castello. Come ha detto nella lettera, più tempo passa, più la luna piena si avvicina. Io potrei tornare lupo mannaro e potrei realmente sbranarti. Sì. Quindi dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo fare tutte queste tappe. Secondo voi sarà pericoloso? Che cosa succederà una volta che arriviamo al castello? Presto, dobbiamo metterci in viaggio. Subito. Dobbiamo partire subito verso questi punti prima che torni la luna piena. C'è anche il percorso da seguire. E voi verrete con noi. Ci porterete fortuna. Che cosa succederà secondo voi? Lasciate un mi piace per portarci fortuna qua sotto. Iniziamo subito il viaggio. Sì, andiamo.